150 g di carote e qualche rametto di timo, 100 g di yogurt compatto, un limone, olio extravergine di oliva e olio piccante, sale, origano secco, curcuma. Per la decorazione, 20 mandorle tostate non pelate, foglie tenere di sedano, foglie di prezzemolo riccio, aneto fresco, petali di fiori ad uso alimentare, cacao in polvere, aceto balsamico. Abbiamo pelato e mondato le carote, le abbiamo tagliate a fettine sottili, le abbiamo messe in una padella con parte del succo di limone, un pizzico di sale e il timo sfogliato. Abbiamo coperto e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Abbiamo lavato le zucchine, abbiamo tolto con uno scavino parte dell'interno della polpa e adesso le facciamo bollire per 3 minuti in acqua salata. Dopodiché le raffreddiamo subito in acqua a ghiaccio, le sfogliamo e le tamponiamo bene dal liquido in eccesso. A questo punto le carote sono cotte, aggiungiamo alle carote in un bicchiere per il frullatore a immersione una punta di curcuma, olio piccante, un pizzico di sale e succo di limone rimasto. E frulliamo fino a ottenere una crema. Lavoriamo lo yogurt in un cucchiaino, una frusta, con un pizzico di sale, origano, un goccio di olio. Continuiamo la nostra preparazione grigliando le zucchine raffreddate su una griglia per un minuto per lato. Ora componiamo il nostro giardino d'estate con la crema di carote. Formiamo dei disegni sul nostro piatto da portata. Adagiamo le zucchine. Le riempiamo con la crema allo yogurt che abbiamo preparato. Potete anche metterla in una sac à poche da pasticcere se ne avete a disposizione oppure con un cucchiaino. Adesso decoriamo in verticale utilizzando le erbe aromatiche e i fiori. Decoriamo infine con qualche mandorla tostata. Una spolverata di cacao e qualche goccia di aceto balsamico. Eccolo qua, il nostro giardino d'estate pronto. Ciao a tutti, buon appetito, ci vediamo alla prossima.